stupito quando per la prima volta ha sentito la Coldiretti che ha detto il caporalato ce l'abbiamo anche in Emilia Romagna. Mi ha molto colpito, evidentemente mi sembrava un po', e mi sembra ancora effettivamente incredibile che ci possa essere ancora il caporalato in Emilia Romagna nei campi, no? Ecco, tutte quante categorie che abbiamo visto che nella, ecco. E poi la pandemia ha creato anche tante situazioni di povertà. Quindi, quando si dicono i dati, le statistiche parlano tra i 5 e i 6 milioni di italiani sulla soglia della povertà, e poi era giusta, era importante quella definizione che la Caritas ha usato in molti casi, gli equilibristi della povertà, no? C'era un film, siccome il regista poi è proprio di Trastevere, io sono stato per tanti anni parroco a Trastevere, ed era un film che non ha avuto grande fortuna, ma si chiamava proprio Gli Equilibristi. Lo ricordo perché non l'ho nemmeno vista, a dire il vero, lo ricordo perché il regista è proprio trasteverino, sta proprio lì, e si chiama Gli Equilibristi, ed era appunto quelli di cui si accennava prima, cioè quelli che fanno sempre attenzione. Guardate che tra alcuni di questi, molti di questi equilibristi sono anche tanti anziani. A me ha colpito l'esempio delle statistiche, delle farmacie, per esempio. Il consumo dei farmaci diminuisce o del latte, pensate, del latte, diminuisce quando si arriva vicini a prendere la pensione. Cioè, e poi dopo ricomincia, cioè, quando devi fare più attenzione perché devi risparmi, devi stare attento, il consumo di molti farmaci, diciamo così, che non mutuabili, che appunto richiedono un investimento, tra virgolette, per cui non ce la faccio. Questi sono i cosiddetti equilibristi. La pandemia ha aumentato tutto quanto questo, siccome siamo in un momento in cui si deve, come dire, pensare al futuro, più che mai, chiaro che tutti quanti noi, anche chi è che non pensa al futuro, purtroppo, cioè no, purtroppo, per fortuna ci pensiamo tutti, quando non pensiamo al futuro è veramente grave, per tutti, a tutte le età, è un momento in cui, non so, oggi il sindaco, sono stato a un'inaugurazione di uno stabilimento straordinario, il sindaco ha detto, dice, noi avremo tanti soldi, dobbiamo riuscire ad amministrarli e dobbiamo, questi soldi, l'amministrazione deve fare un salto, perché altrimenti non ce la fa. Io ho pensato che dentro di me, ho pensato, beh, è coraggioso a dirlo, c'ha ragione sicuramente a dirlo, e dice, come facciamo? Oltretutto parliamo di una delle zone dove le amministrazioni notoriamente funzionano meglio, ci sono altre zone nel nostro paese dove le amministrazioni fanno assolutamente acqua. E quindi questo che cosa significa? Che anche una possibilità per lottare contro la povertà. La cosa che qualche volta, che ovviamente è inaccettabile, che molte volte si combattono i poveri e non si combatte la povertà. Oppure si fanno la lotta tra i poveri invece di aiutare insieme a combattere la povertà. Una cosa che mi fa impazzire è quando lui dice il problema, non so se vi ricordate, qualche mese fa c'erano le attribuzioni delle case a di gente che aveva tutti i diritti, le case popolari, scusate, a Roma, attribuzione delle case popolari, tutti i diritti, quella lì è una signora italiana di origine, se non sbaglio era etiopica, si sono stati addosso tutti quanti. O meglio, alcuni che lo facevano apposta per creare il caso per cui poi quelli sbagliavano perché davano a quelli, cioè tutti quanti i diritti. Dov'è il problema? Che se tu non amministri le case popolari in maniera per cui dai i diritti a tutti, li fai rispettare a tutti, adesso non sto qui a raccontare la non amministrazione, basta leggere peraltro il ruolo delle piccole grandi mafie nella periferia romana e che cosa significa che le case vengono occupate, e di vero diritto lo stabilisce il prepotente di turno, che poi o quello che paga per qualcun altro per avere la casa, no? Ora, tutto quanto questo cos'è che fa, porta alla lotta tra poveri e non appunto alla lotta della povertà? Allora, questo evidentemente è inaccettabile in assoluto, quindi l'emergenza ci deve aiutare a capire come combatterla. Se non ne facciamo tesoro, la prossima emergenza sarà la stessa, ci accorgeremo di caschi, però effettivamente ogni volta viviamo, diciamo così, con un esempio di questo, per esempio, è a mio parere l'emigrazione. Sono 40 anni.
40 che noi parliamo dell'immigrazione in Italia e sono 40 anni in cui noi lavoriamo nell'emergenza. Per cui a un certo punto, certo che ci sta l'emergenza, nel senso di dire che pensiamo di poter, una pressione che sarà sempre più forte, forse altro che per un problema numerico. Mi ha colpito che sono quei calcoli, poi non so, presumo che siano esatti, che nel 2080 la Nigeria, solo la Nigeria, avrà 1 miliardo di persone. La Nigeria. Beh, ci sarà un po' di pressione, dico vero, per andare a cercare qualche ricchezza, ma penso che sia minimo, no? Allora, questo richiederebbe un po' di lungimiranza, ma manco tanto di lungimiranza, direi anche di buon senso, una seria politica di emigrazione e di cooperazione, cioè il famoso aiutiamoli a restare lì. Benissimo. Che ovviamente c'ha molto senso. Il mio parere non è soltanto un problema di senso difensivo, vabbè. Comunque, se proprio vogliamo, poi c'è stato qualcosa che si chiama così, uguaglianza, ecco, che si chiama il fatto che se parliamo dei diritti universali, non è che i diritti universali sotto un certo parallelo non valgono più o valgono a metà, valgono in tutti i paralleli e dovremmo cercare appunto di farli di aiutare, conviene per tutti, no? Ecco, aiutare che questi diritti, che i diritti siano rispettati. Ma poi è chiaro che ci sarà una pressione che sfonderà qualunque impermeabilità. Che creeremo, come si chiama quella pubblicità che non fa passare niente, non ci sarà perché la pressione dal fondo sarà talmente alta che comunque sia. Allora, per questo bisogna fare delle cose. Non si può lavorare più, non si può pensare di ragionare nell'emergenza. Bisogna appunto, prima l'ha detto così bene, il problema delle politiche. Cioè il problema di un sistema che funzioni e che abbia la capacità di rigenerarsi, di riformarsi, perché insomma è chiaro che poi possono nascere, poi arriva una pandemia e cambia tutto, beh se tu c'hai un sistema saldo riuscirai a trovare, diciamo, non potrai contare soltanto sul volontariato, no? O che addirittura il pubblico diventi volontariato. E certo, lo può diventare nell'emergenza per un po', ma dopodiché i medici o gli infermieri dicono: signori, ma come facciamo se non c'è un sistema? Dopo un po' si stancano pure loro, no? Sono stati straordinari nella prima fase della pandemia e nella seconda fase della pandemia c'erano molto affanno e dicevano: ma io perché devo continuare a fare qualcosa in emergenza quando appunto è qualcosa di strutturale? E in effetti la domanda mi sembra molto giusta. Il problema della povertà è che quindi se ne esce tutti insieme. Io credo che non è soltanto un discorso etico, cioè l'etica purtroppo qualche volta è un po' antipatica perché la riduciamo, come dire, quasi come fosse il grillo parlante, così, quindi anche tendenzialmente un po' antipatico. Non so se qualcuno si ricorda, è un film che. Devo io quasi mai sono rimasto molto molto indietro, che era un film che si chiamava Accattone, un grande film di Pasolini, in cui c'era appunto questo grillo che continuava a rompere scatole a questi qua, poi a un certo punto erano due poveracci, questi due a un certo punto, era un corvo scusate, che faceva il grillo parlante, che le diceva tutte, era il figlio di Carlo Marx, era abitante via 70 volte 7, cioè era tutti i moralismi, diciamo così. Poi a un certo punto questi due poveracci si mangiano sto corvo che non ne potevano più, no? Beh, l'etica non è il corvo, diciamo così, che ti rompe le scatole, è quello che ti permette di essere più forte dei condizionamenti. E ne abbiamo un grandissimo bisogno di etica. Io penso, guardate, non faccio pubblicità, dico vero, quello un po' fa il vescovo, vuoi che dica, fate come vi pare. Non è deformazione professionale. Sono completamente convinto, cioè non si può vivere senza etica. Altrimenti l'etica diventano altre cose, cioè obbediamo ad altre cose. No? E l'etica ci aiuta, caspita, un capitalismo senza etica è terribile per tutti. Un mondo senza etica è un mondo in cui vince il più forte, è pericoloso, pericoloso davvero per tutti, no? E anche delle strutture della vita comune senza un'etica. Allora, l'etica qual è? Che se c'è qualcuno oggi, diciamo, facciamo soltanto un po' oggi, che siamo sulla stessa barca, riprendo delle espressioni di Papa Francesco, e soltanto insieme se ne esce.
Terza espressione di Papa Francesco, non possiamo lasciare nessuno indietro, perché se lasciamo, se qualcuno resta indietro, in realtà tutti restiamo indietro. Questo è il problema. Non possiamo pensare di vivere sani in un mondo malato. Potremmo dire, non possiamo pensare di vivere ricchi in un mondo di poveri. Dice, ma che mi importa a me? Io sono tra quei 500 che hanno tanti soldi, quanto, non mi ricordo quanti miliardi di persone, sono affari loro. Non va bene nemmeno, non dico per un problema, soltanto un problema di etica, ma in realtà non vive bene nemmeno quel ricco, a mio parere, no? Poi dopo c'ha tutto, ma non c'ha niente. Allora, in questo senso dobbiamo uscire insieme. La grande opportunità, ho quasi finito, la grande opportunità di questo momento che stiamo vivendo è proprio quello di riprendere la lotta contro la povertà, che è il guardare al futuro, che è non accettare, diciamo, delle situazioni che poi diventano anche, si trasformano. Poi, se io sto male, a un certo punto devo trovare qualche soluzione. Se non trovo qualche soluzione, poi prevale la rabbia, no? Quindi è anche sempre, e poi povero ci posso diventare sempre anch'io. È una, direi, adesso se proprio devo fare la predica, sarebbe fai agli altri quello che vuoi sia fatto a te. È anche molto saggio, perché, come dire, a un certo punto la povertà è una dimensione che accompagna anche un po' la nostra vita, che sarebbe la vulnerabilità, cioè che a un certo punto ti succede qualche cosa e ti ritrovi in una condizione che non avresti mai pensato. Ecco, credo che appunto la pandemia è stata una grande chiarificazione in questo senso. Evitiamo di ritornare come prima e pensiamo che questo può farci vedere, ecco, pochissime cose ancora, è il discorso dei diritti. Da questo punto di vista la Costituzione è effettivamente straordinaria e da questo punto di vista appunto rimando al libro perché quando noi diciamo nella Costituzione che i diritti inviolabili dell'uomo, singolo e sia nelle formazioni sociali, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. O quando diciamo che tutti hanno pari dignità e sono uguali, e quindi l'uguaglianza non è un dato, come dire, una fotografia, devono essere uguali. E se l'ascensore sociale è rotto, bisogna aggiustarlo. E non possiamo dire che è rotto, guarda tu, poi ci penserà qualcuno. Bisogna aggiustare l'ascensore sociale, altrimenti quel diritto all'uguaglianza in realtà non è più un diritto, viene svuotato e resta soltanto per, diciamo così, nelle dichiarazioni importantissime, peraltro, ma se poi vengono disattese e svuotate, non diventa così diventa qualche volta anche irridente, no? Perché se io dico dichiaro dei diritti e poi dopo li svuoto, irridere la situazione, irridere chi poi in effetti non è uguale, no? O chi non può diventare uguale. E quindi è ancora più apre molto alla disillusione a trovare altre soluzioni. Ma certo, se l'ascensore sociale è rotto, io vado a pigliare quello della mafia, eh? Se l'ascensore sociale è rotto, io trovo quello, cerco qualunque cosa che mi faccia alzare. E questo evidentemente è molto pericoloso e credo che anche la diffusione di tante mafie, in tanti modi, usiamo davvero il plurale perché è molto più complicato se vogliamo paradossalmente di prima, e anche appunto perché se non c'è l'ascensore sociale, l'ascensore sociale è rotto, eccetera. E poi il diritto ogni cittadino ha il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. E mica vuol dire il diritto, non è che questo quindi è un piacere, è un diritto. Quando il diritto diventa piacere, e quindi anche come dire, chi me lo dà in un qualche modo mi fa un piacere, è gravissimo ed è una logica davvero assistenzialista. Se lo Stato, le istituzioni fanno assistenzialismo, è proprio il contrario di quello su cui siamo basati, il contrario di quella spinta, diciamo così, che permette davvero di dare dignità a ciascuno e di darla per davvero a ciascuno. Ecco, proprio le ultime cose, con alcune categorie di poveri, perché di che parliamo? Ma io, a me, evidentemente, la povertà non è una colpa, cioè molte volte, purtroppo, alla fin fine se l'è cercata lui.
o alla fin fine, insomma, a un certo punto, e questo io credo anche che è inaccettabile. Mentre invece dobbiamo effettivamente, in assoluto, appunto, dire che sono dei diritti che vanno applicati. Poi il problema della colpa o meno sarà un problema suo, ma non è un problema mio, io devo dare un diritto a tutti quanti. Poi in termini per chi è credente, e ripeto sempre, non è che si chiede il certificato se è stato buono o no, se c'ha fame, punto, e devo dargli da mangiare, questo è il problema. E soprattutto, impressionante nella Fratelli Tutti, Papa Francesco insiste moltissimo e dice il vero problema è combattere le cause della povertà. Questo è sempre molto fondamentale. Il problema non è soltanto dare qualcosa nell'emergenza, ma è dare ciò che risolve l'emergenza. Per esempio, Fratelli Tutti dice: tu devi dare l'aiuto, un aiuto economico, ma devi dargli lavoro. Tu vedi degli anziani che attraversano il fiume, devi costruirgli un ponte, devi aiutarli ad attraversare il fiume e devi costruirgli un ponte. E questa è la politica. E credo che appunto, tanto che addirittura lui parla dell'amore politico, cioè altro che etica, no? Cioè, come dire, la politica che nasce dalla passione per la casa comune, poi sostanzialmente, per vivere bene tutti, no? Questa poi alla fine è la politica. Allora, soltanto sulla povertà, gli anziani, senz'altro, la solitudine spoglia di tutto. Puoi anche avere tanto, ma la solitudine spoglia tutto e impoverisce tutti. Impoverisce tutti quanti, poi tanti che sono effettivamente in condizioni di povertà e anche quei tanti poveri, tanti anziani, tantissimi che per esempio hanno vissuto già il precariato, cioè forse ancora io sono del 55, ancora diciamo così, ma anche tanti della mia generazione hanno vissuto per tanti anni. Diciamo così, come veniva, con dei lavori molto precari, già figli, diciamo così, di una realtà economica molto più volatile, no? E che molte volte si trovano con delle pensioni poco più delle pensioni sociali. E questo per chi, per esempio, non ha casa, per chi ha una pensione di 800 euro, è chiaro che diventa un problema di quegli equilibristi di cui parlavo prima, e ci vuole pochissimo perché l'equilibrio uno caschi, no? Ecco, il discorso degli stranieri, il discorso del precariato dei giovani, non c'è dubbio. Per me aggiungerei anche tra le povertà le dipendenze. Uno dice: ma se le va a cercare, sentite, se le va a cercare o se le va a cercare, la dipendenza diventi schiavo e diventa la schiavitù di qualcosa. Quando dico le dipendenze, perché sono tante. E quindi c'è quel diritto appunto all'assistenza, che richiede anche spezzare quelle dipendenze. Ho l'impressione che ci stiamo abituando a tante dipendenze e che rischiano di diventare appunto di essere accettate come qualcosa di normale. I diritti non sono dei problemi, sono dei diritti, non il paternalismo, non dei favori, non il favoritismo, ma dei diritti. Ecco, l'ultimissima cosa, scusate, un ulteriore PS, anzi PD, post dictum, a me credo che l'università e questo incontro, questo pensare insieme, è importantissimo. È perché penso che ci serve anche tanta cultura, cioè ci serve anche tanto fondamento di questo che io ho trasmesso molta passione anche così nel vedere tante risorse sprecate, tante possibilità negate, tanti diritti che diventano piaceri. E questo evidentemente così credo che sia folle, oltre che eticamente inaccettabile, ma anche folle, appunto, proprio perché eticamente inaccettabile, folle per il futuro. Davvero ci abitueremo a vivere in una casa comune dove diventa difficile per tutti perché siamo tutti nella stessa casa, comunque, ecco. Per cui anche questa riflessione, il contributo fondamentale che l'università, la ricerca, la cultura, lo studio, l'approfondimento, ecco, può dare in questa comune lotta, perché la casa comune sia più vivibile per tutti, e lottare contro la povertà è, credo,
garantire una casa comune che davvero è più sicura per tutti. Grazie. Grazie a lei, Eminenza. Bellissimo intervento, profonde riflessioni. Credo che abbia dato da pensare a tutti e soprattutto ai tanti giovani che la stanno ascoltando. A Luca Mezzetti il compito di trarre le conclusioni e invitare i giovani a intervenire con le loro domande. Approfittate di questi grandi relatori che abbiamo oggi a disposizione e quindi a te la parola, Luca. Sì, grazie. Non è facile, dopo due interventi di questo spessore, trovare qualcosa di originale da osservare. Cercherò di farlo, chiedo perdono in via preventiva per la natura, come dire, disordinata o disarticolata delle mie riflessioni. Io credo che, prendo spunto da quello che appunto osservavano sia il cardinale Zuppi sia il professor Franchini, uno dei lasciti dell'eredità tra le tante eredità negative che la pandemia ci ha lasciato, a mio avviso una positiva c'è ed è, mi riferisco a un compito che non è solo dei professori universitari, non è solo del mondo dell'università, ma in generale credo che sia importante dopo esserci concentrati sulla, tuttora lo si fa, sulla natura dei DPCM, no? Cosa importante, però ecco, sia arrivato il momento di ricondurre le nostre riflessioni ai principi generali, cioè recuperare un po' i principi generali della Costituzione che possano animare in qualche modo il nostro contributo sotto questo profilo, i costituzionalisti, sia in quanto tali, sia in quanto privati cittadini, hanno molto da fare, a mio avviso. Prima osservazione: viviamo in un'epoca, quantomeno in Italia, ma non solo in Italia, in cui della famosa norma che è stata richiamata prima anche dal Cardinale, articolo 2 della Costituzione, no? Della norma secondo la quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti e i doveri dell'uomo, si legge o si tende a leggere solo la prima parte. La seconda parte, la prima ovviamente è riferita ai doveri, la seconda, scusate, ai diritti, la seconda parte è riferita ai doveri. Ecco, questa seconda parte, che appunto si riferisce, io adesso ai miei studenti non ho ancora fatto, come immagino, neppure il professor Botta, che è corso il programma, la parte relativa ai diritti della persona. Però di questo articolo 2 si legge solo la parte sui diritti, è una società fondata sui diritti, ma non si ha sufficiente cura di ricordare che deve essere una società fondata anche sui doveri. E solo doveri, la parola magica è solidarietà, doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Di questo stiamo parlando. Una società che viva sui soli diritti, no? È una società destinata all'esclusione, alla frammentazione, alla atomizzazione, non è una società destinata alla inclusione. Prima osservazione. Seconda osservazione, la Costituzione stessa, nell'ambito, è stato ricordato prima, dell'articolo 3 sul principio di uguaglianza. Ebbene, anche qui normalmente si cerca di leggere, si fa finta di dimenticare, no? Che l'articolo 3 ha due commi, dei quali uno è di natura più formalistica, l'uguaglianza formale, ma il secondo comma è di enorme rilevanza ed è, come noto, la base costituzionale per la base fondativa dei diritti sociali, laddove richiede che siano rimossi quei fattori che gli che è evidentemente di natura nuovo politica, economica, sociale. Ancora, l'articolo 4 fa riferimento, non a caso, al progresso materiale e spirituale della società.
La società deve progredire non solo sotto il profilo materiale, e questo va benissimo, cioè è fondamentale ovviamente che tutte le fasce della popolazione che non avevano accesso a determinati beni o servizi possano invece contare sui medesimi. Ma il progresso spirituale della società fa, a mio avviso, coppia, no? Con il principio di solidarietà. Non c'è un progresso spirituale nella società, in una società che non sia società solidale. L'altra parola fondamentale, l'altro concetto fondamentale, che è stato ben evocato pure nelle due relazioni magistrali, è quello, è il concetto di dignità. Ora, è pur vero che la Costituzione italiana, a differenza di quella tedesca, non, quella tedesca addirittura si apre con una identificazione della dignità della persona come intangibile, no? Ora, una identificazione così forte della dignità nella nostra Costituzione non c'è, però se andiamo poi a recuperare tutti i frammenti in cui in Costituzione si fa riferimento alla dignità, scopriamo che è un valore assolutamente fondamentale, forse addirittura è un super principio costituzionale. Pensiamo ad esempio al riferimento alla esistenza libera e dignitosa del lavoratore, alla quale dovrebbe essere preordinata la sua retribuzione, no? Pensiamo al fatto che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con la libertà, la dignità e la sicurezza umana. Pensiamo alla funzione sociale della proprietà e probabilmente mi sto dimenticando altri aspetti essenziali. Ho preannunciato che avrei svolto queste considerazioni in modo disordinato. Ma a mio avviso una sfida fondamentale proprio e in primo luogo per gli studiosi del diritto costituzionale è questa, cioè si deve superare nella società contemporanea, in previsione dell'approssimarsi, come dire, a grandi passi della società futura, un definitivo superamento proprio dal punto di vista concettuale, classificatorio, della dicotomia tra diritti fondamentali e diritti sociali. Cioè, i colleghi Franchini e Motta lo sanno benissimo, quindi lo dico soprattutto agli studenti, una distinzione che tradizionalmente è invalsa, no, nello studio dei diritti della persona è quella tra diritti fondamentali, in quanto libertà negative, cioè libertà che presupporrebbero una astensione dello Stato dall'interferire nella sfera giuridica privata, e i diritti sociali in quanto libertà positive, cioè diritti che implicherebbero invece un intervento per, come dire, essere riempiti di contenuto concretamente mediante attività legislative e amministrative. Questa distinzione, a mio avviso, deve essere superata e un segnale, vedete, fondamentale è stato lanciato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Se uno la consulta, non è casuale che non vi sia, è vero che i diritti sono articolati secondo sei grandi paradigmi, però non si adotta più la tradizionale distinzione fra quelli che inevitabilmente venivano considerati diritti di serie A, i diritti fondamentali, diritti ad esercitabilità immediata, diritti di immediata giustiziabilità, cioè rivendicabili immediatamente davanti ad un giudice, e i diritti sociali invece diritti di serie B, no? In quanto appunto privi di questa diretta, immediata efficacia e giustiziabilità. Di questo purtroppo è stato, di questo fenomeno si è avuta traccia grave, profonda, anche a livello di Nazioni Unite, cioè il patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 è
è stato integrato dal protocollo addizionale relativo appunto alla possibilità di presentare presso il Comitato per i diritti economici e sociali dell'ONU ricorsi in sede di tutela contro violazioni di questi diritti. E con questo protocollo dal 1966 è entrato in vigore solo nel 2013, quindi tutto sommato pochi anni fa. E tuttora si fa molta fatica a concepire i diritti sociali come collocandoli su un piano di equiordinazione rispetto ai diritti fondamentali. Del resto, devo dire, lo stesso Comitato per i diritti economici e sociali dell'ONU ha affermato in alcune osservazioni generali che andrebbero lette con attenzione la fondamentalità dei diritti sociali e la impossibilità per gli Stati di giustificare un sostegno a favore dei diritti sociali anche dal punto di vista economico, facendo ricorso appunto alla giustificazione dell'assenza o della scarsezza di risorse economiche. Ecco, io credo invece che i diritti fondamentali e sociali siano tutti nel loro complesso situazioni soggettive che hanno un aggancio comune, un aggancio, un gancio di traino comune. Questo aggancio di traino è la dignità umana, cioè i vari diritti fondamentali presentano aspetti di socialità, ma è anche vero e soprattutto che vari diritti sociali presentano aspetti di fondamentalità. Pensiamo ad esempio al diritto alla salute, al diritto alla casa e così via e così via. Ecco, oggi, ripeto, proprio dal punto di vista metodologico, una delle grandi sfide, ripeto, che grava proprio su di noi è quella di superare anche dal punto di vista dottrinale, concettuale e didattico nei confronti dei giovani, di superare questa differenziazione, di superare questa dicotomia, per far capire loro che in quanto cittadini della società presente, in realtà sono titolari di diritti che nel loro complesso vanno a delineare quella che poi è l'elemento, il fattore assolutamente centrale della Costituzione, l'asse portante sul quale il Costituente, come noto, ha voluto basare tutto l'assetto costituzionale, cioè la persona umana, altrimenti non gli avrebbe dedicato quella marea di articoli che appunto si ritrovano in Costituzione. Quindi una sfida che naturalmente ci accomuna, che accomuna il settore pubblico, ma anche il settore privato, le riforme introdotte in Costituzione nei primi anni 2000, mi riferisco al principio di sussidiarietà orizzontale, hanno sottolineato la quantomeno potenziale rilevanza dell'intervento privato in via complementare e integrativa rispetto all'intervento pubblico, anche anche sui versanti che qui ci occupano. Quindi un quadro, a mio avviso, che dal punto di vista normativo, almeno a livello costituzionale, non è carente, anzi contiene una serie di puntelli che possiamo e dobbiamo utilizzare. È importante che appunto ciascun per sé, in tutti gli ambiti, a tutti i livelli, cerchiamo di rivalorizzare quelli che sono stati i principi fondanti sui quali si è voluta edificare questa Costituzione. A mio avviso sono tuttora non negoziabili, sono tuttora appunto assi importanti sui quali poggia la nostra società, e ecco, semmai vanno aggiornati, vanno migliorati, vanno meglio attuati
alla luce del principio, sulla base del principio, diciamo, come faro conduttore della solidarietà. Non è accettabile, lo dico a livello di battuta finale, ma purtroppo è un fenomeno che meriterebbe ben altro approfondimento, non è accettabile che ogni giorno quintali di cibo siano sprecati in tutte le città del mondo, come ci ha ben insegnato un collega, il professor Segre, della nostra università. Non è accettabile che quintali di cibo siano tutti i giorni sprecati e vi siano invece le file davanti ai centri che distribuiscono ai poveri e ai indigenti un piatto caldo con tra mille difficoltà. Questo è, credo, l'auspicio, l'impegno che ci deve accomunare tutti dal punto di vista concreto ed effettivo. È inutile che si continuino a fare solenni declamazioni, è importante che si cali, lo dico in primo luogo da professore universitario, si cali la teoria nella pratica. Cerchiamo di capire che la pratica è quella che alla fine conta, se si vuole far sì che un principio non rimanga una mera declamazione. Grazie a tutti. Ecco Luca, però invita gli studenti a fare delle domande. Sì, questo con piacere. Se ci sono studenti in aula che vogliono fare domande, io mi rivolgo agli studenti che sono in aula da me, cioè nell'aula P. Forse il professor D'Onofrio può fare la stessa cosa nell'aula A, cioè in due aule collegate, una sopra l'altra. Per cui non so se ci sono studentesse o studenti che vogliono fare una domanda, se vogliono intervenire, volentieri. In questa aula c'è una sorta di resilienza in senso negativo, però lascio la parola al professor D'Onofrio, vediamo se mi trovo bene. No, qui in aula evidentemente il sentimento che sta attraversando gli studenti anche di fronte all'autorevolezza dei nostri relatori è quello di ossequioso silenzio, che io ho invitato un po' a superare, ma evidentemente è più un momento di riflessione in questo momento che un elemento di intervento. Allora mi fingo giovane e quindi provo io a fare una piccola riflessione. Innanzitutto ho trovato straordinario il riferimento del Cardinal Zuppi al film Accattone. Quel film si conclude con la scena nel quale il miserabile, che nella vita ha tentato una redenzione, l'ultima scena, mentre dopo aver rubato un bene viene rincorso alle forze di polizia, inciampa, cade maldestramente e poco prima di morire la fase finale del film è "finalmente sto bene". Questa testimonianza di come in realtà per taluno l'unica forma di sollevazione da una realtà difficile sia la morte, e questo naturalmente è avvilente sotto molti punti di vista. Condividevo molto quello che il professor Franchini ha esposto, ma l'avevo già rinvenuto evidentemente leggendo la sua pubblicazione, cioè quando a un certo punto noi ci siamo trovati accerchiati da una serie di misure di intervento, no, da parte dello Stato, anche difficili da pronunciare. La Social Card prima, la SIA, la REI, la RDC e poi la REM, l'ultima, no? E che a mio avviso trasferiscono un'idea della politica un po' accidentata. In una intervista, o meglio in un pezzo di un quotidiano nazionale che tributava al professor Franchini il merito di aver affrontato questo tema, il giornalista parlava di tic verbale della politica, no? Mi sembra un'espressione molto felice. E allora la mia riflessione era un po' questa, più che una domanda era una riflessione sul quale chiedevo un intervento del professor Franchini, cioè mi sembra che ci siano più livelli di povertà, cioè la povertà indubbiamente individuale, ma poi c'è la povertà istituzionale che si dimostra evidentemente poco efficace, e c'è la povertà delle persone, ma c'è anche una povertà della politica e dei politici.
La povertà non è un tema emergenziale, l'emergenza ha ulteriormente accentuato la povertà, ma la povertà è un dato storico che ha attraversato tutte le realtà. Quindi la politica non può farsi, lo Stato, l'intervento pubblico non può farsi trovare impreparato rispetto alla politica, perché non è un tema nuovo, purtroppo è un tema storico e forse è un tema endemico. Naturalmente ci ricordava Sua Eminenza l'importanza dell'etica nell'economia. Ma questa è un'aspirazione che purtroppo la storia non ha raccolto sempre molto efficacemente, no? Ci sono stati momenti e fasi ondivaghe su questi temi, però la povertà più o meno acutamente ha sempre attraversato il corso della storia. E allora non è ammissibile che la politica si faccia trovare impreparata o addirittura preparata ma inefficace. Non so quale delle due declinazioni sia peggiore. E su questo mi sembra che anche il professor Franchini abbia un'idea decisa nel suo volume, laddove conclude dicendo che probabilmente sarebbe addirittura auspicabile nella valorizzazione del terzo settore un intervento dello Stato che da fornitore diretto, no, del servizio diventi semplicemente coordinatore dell'intervento privato. Ho interpretato bene, professore, il suo pensiero? Claudio, a te una prima risposta e poi diamo la parola finale a Sua Eminenza. Non c'è molto da aggiungere, perché in realtà non è una domanda, sono affermazioni condivisibili. È un tema storico, è un tema endemico. Che cosa ha fatto la politica di fronte a questo? Che cosa dovrebbe fare? È soltanto assente o anche inefficiente? A me sembra che il vero problema sia quello di intervenire in modo saltuario, in modo non programmato, in modo non globale, ma soprattutto sia l'intervento indirizzato a sopperire sul piano economico, mentre invece non si capisce che bisogna fare qualcosa di più, e questo è scritto nella Costituzione, perché non c'è niente da fare. I nostri studenti sono sui banchi perché chi più chi meno hanno la possibilità di starci, ma una persona che sta in un campo rom, una persona che è immigrata, una persona che non ha le possibilità, non ci arriva all'università perché non ha le risorse familiari economiche per poterlo fare. Una persona che non ha le risorse economiche non si cura e quindi permane in una situazione di disuguaglianza e così via. Quindi non ci si può limitare a dire do un reddito di emergenza, do un reddito di cittadinanza e così via. Bisogna fare qualcosa di più. Certo, quelle sono misure importanti, vanno adottate, soprattutto in momenti emergenziali quali sono quelli che stiamo vivendo, ma non basta questo. E allora bisogna partire da lontano, e ho l'impressione che purtroppo questa capacità di partire da lontano negli ultimi anni, le varie classi politiche che si sono susseguite al governo o in Parlamento non l'abbiano dimostrato. Eminenza, l'ultima parola. Eccomi, io ringrazio, sottoscrivo quello che ha appena finito di dire il professor Franchini. Se la politica è debole, indubbiamente diciamo così, la politica è un po' in affanno, e anche diciamo l'astensionismo in fondo un po' lo rivela, pure ne è anche un po' una manifestazione, è chiaro che appunto poi si cercano le risposte più immediate, quelle così che danno l'illusione di risolvere i problemi, e noi sappiamo che certi problemi vengono risolti soltanto con delle grandi prospettive, tendenzialmente anche che richiedono anche delle convergenze nuove, delle convergenze, perché poi sono dei problemi appunto che sono di fondo. Io non ho parlato tanto della Costituzione, ma l'avete fatto voi benissimo, e effettivamente colpisce che ancora quegli articoli che sono ormai di 70 e più anni fa e hanno una valenza, un'importanza decisiva, ci aiutano a mio parere anche oggi, aiutano a provare a guardare un po' più lontano, cioè a costruire qualche cosa, come era nello spirito di quei costituenti che con delle
divergenze fortissime dal punto di vista ideologico hanno trovato delle grandi convergenze sulla difesa della persona, su quei valori fondanti che sono quelli che caratterizzano l'umanesimo del nostro paese. Sul discorso, l'ultima cosa, considerazione, ecco, i diritti non svuotiamoli, cioè no, è la cosa peggiore, veramente la cosa più irriverente e peggiore che possiamo fare. E poi sullo spreco, io davvero condivido, insomma, quanto spreco, non è soltanto il problema, come veniva ricordato prima, alimentare, quello che appunto il carissimo professor Segrea in tanti modi indicato, no? Ma quante occasioni sprecate, cioè quante possibilità negate. Ecco, in questo senso credo che la sofferenza che bene o male abbiamo vissuto tutti, quindi trovandoci tutti un po' più nella difficoltà, siccome appunto non è solo un problema economico, ma è qualcosa di più, che ci aiuti, ecco, a non sprecare delle possibilità, perché vuol dire togliere ad altri, vuol dire negarle ad altri, ecco, e quindi poi non risolvere mai le cause. Devo fare una correzione, perché giustamente ha detto come è finita a Cattone, in realtà era Uccellaccio Uccellini quello che dicevo prima, che è quello del corvo che appunto che i due si pappano, no? E adesso mi sono ricordato anche chi era il corvo, si presenta: io sono il corvo, figlio del dubbio e della ragione, abitante in via Carlo Marx 70 volte 7, cioè erano mettevo assieme un po', diciamo così, di tradizioni, eccetera. E poi alla fine, se quel corvo e viene ridotto così a un antipatico, eccetera, ecco, credo che invece è quello che difende davvero i due, se l'etica è quello che difende, diciamo, tutti, perché permette a tutti con i diritti e i doveri. Ecco, condividevo molto, è chiaro, attenzione, non è mai secondaria anche la seconda parte, assolutamente, ed è bellissima, perché vuol dire che quello che faccio io è importante per tutti, e non è, diciamo, tanto lo faccio io, sono problemi miei, no, l'io trova sempre nel noi il proprio compimento, non è mai soltanto un problema individuale, questo è il nodo, no? E quando devono essere garantiti i diritti individuali, ma non quelli collettivi, è pericoloso anche per i diritti individuali. E con questo mi fermo. Grazie, la prossima volta in presenza, mi raccomando. Prendete l'impegno di tornare, ma tornate in presenza, perché vi vogliamo ancora con noi. Grazie infinite di questi interventi, di queste riflessioni, di essere stati con noi e di averci fatto da maestri voi in questa grandissima occasione. Grazie, grazie a tutti gli studenti che ancora in così numerosi stanno seguendo, nonostante che oramai siano le 19 e l'università debba chiudere già da diversi minuti. Grazie a tutti, grazie, a presto. Grazie, grazie, grazie. Grazie anche alla pandemia. Grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Scusi che mi ha interrotto. Sì, sapevo. No,